Notte di San Giovanni, riti, tradizioni, leggende della notte di San Giovanni. La notte di San Giovanni tra il 23 e il 24 giugno è forse la notte più incredibile dell'anno, celebrata da centinaia di anni con riti ed usanze popolari di origine pagana, commemorata già dai romani nei primi secoli, dove culti e incantesimi si mescolano sotto la luce delle stelle. In questa notte è usanza popolare posare di fronte alla soglia di casa un mucchietto di sale, o una grande scopa per proteggersi contro l'intrusione delle streghe. Nella notte di San Giovanni, la rugiada che inumidisce i prati acquista miracolose facoltà rigenerative e rotolarsi nell'erba bagnata renderà il fisico scattante, vigoroso e attraente. Questo rituale dicono che sia miracoloso per guarire quanti soffrono di reumatismi. Durante questa notte si raccolgono anche noci acerbe per poi metterle a fare il famoso liquore nocino. In questa notte, tra il 23 e il 24 giugno, alcune erbe raccolte bagnate di rugiada in questa speciale oscurità diventano prodigiose, come ruta, celebre per le sue proprietà contro lo stress e l'ansia, tonificante per arterie, vasi, capillari, riduce infiammazione e artrite. L'artemisia, ritenuta erba con poteri anticancro. La salvia, usata contro il mal di pancia, la menta, rimedio contro l'influenza, l'iperico, noto anche come erba di San Giovanni, un tempo usato per cicatrizzare ferite, il rosmarino per contrastare la calvizie e per ultimo, ma non ultimo, il proverbiale aglio. Chi non prende aglio a San Giovanni è povero tutto l'anno, è il giorno della raccolta ufficiale dell'aglio. Le leggende dicono che solo a mezzanotte, in punto, una pianta di felce che nasce accanto a un ruscello fiorisca. Chi riuscirà a cogliere questo fiore acquisterà fama di saggio e capacità di leggere passato, futuro e prevedere tutto. La notte di San Giovanni è soprattutto una notte che è colorata d'amore, perché il 24 giugno è considerata la data più propizia ai matrimoni. Numerosissimi sono i rituali di previsione sentimentale che le ragazze prive di fidanzato possono provare a eseguire esattamente a mezzanotte. Altre usanze: raccogliere un cardo e bruciacchiarlo, nascondere una fenditura del muro e la mattina aspettare di vederlo verde e fresco come appena raccolto. Se così sarà, vorrà dire che ci si innamorerà felicemente e si sarà corrisposte entro l'anno. Oppure prendere un uovo, separarlo dal rosso, prendere l'albume e lasciarlo in un bicchiere sul davanzale della finestra. Se il mattino seguente si troverà l'albume ricoperto di bollicine, entro poco troveranno un uomo bello, buono e ricco. A mezzanotte prendere 3 fave. Alla prima togliere completamente la buccia, alla seconda togliere metà della buccia e alla terza lasciarla intatta. Incartare le 3 fave come caramelle con 3 carte identiche, mettendole sotto il cuscino e dormirci sopra. Il mattino, pescandone una a caso, se la buccia è intera vorrà dire che si incontrerà un marito ricco, con mezza buccia benestante, senza buccia povero. Certo, le ragazze usano ancora, prima di addormentarsi, pregare San Giovanni di far vedere loro in sogno il volto del futuro compagno. Altre dicono che se una ragazza a mezzanotte si guarderà allo specchio, vedrà riflesso accanto il volto del suo lui. La notte di San Giovanni in Veneto, le ragazze che avevano più di un pretendente scrivevano dei bigliettini con i nomi dei loro spasimanti. Uno per uno piegavano i biglietti in 4 e li gettavano in un catino d'acqua. Il bigliettino che a contatto con l'acqua si apriva per primo conteneva il nome dell'uomo giusto. I maschi invece in questa notte dovranno scegliere delle foglie di maggiorana, verbena, valeriana, farle seccare al sole di giugno, ridurle in polvere e, al momento che giudicheranno propizio, gettarle addosso alla donna desiderata. Sembra che abbiano successo certo. Un altro modo di utilizzare i biglietti è quello di scrivere i nomi dei spasimanti, metterlo sotto al cuscino e dormirci sopra. La mattina dopo, il biglietto che rimarrà sotto al cuscino sarà l'uomo giusto. Potranno, gli altri cadranno dal letto o usciranno da sotto al cuscino. Le ragazze abruzzesi, da un'antica usanza, sorvegnano l'alba del 24 giugno per guardare il sorgere del sole, poiché la prima che avesse visto nell'isco luminoso e il volto di San Giovanni decapitato dopo la danza dei 7 veli di Salomè, entro l'anno si sarebbe felicemente maritata. La notte di San Giovanni è anche celebre
resa ancora più magica dai suoi mille fuochi che si accendono in tutta Europa, tradizione antichissima tramandata dai fenici che adoravano il dio Moloch, citato nell'Antico Testamento, venerato dai cananei, nominato nel Levitico e nel Libro dei Re. Concludendo, con le feste del solstizio si assisteva alla glorificazione dell'acqua, simbolo della fecondità, della purificazione, e vede San Giovanni protettore delle influenze malefiche, assicurando rinascita e luce. Buona festa di San Giovanni e che tutto vi sia propizio. Saluti, al prossimo video, Maria Jencek, Satyamano, Divinati.